Come demolire per l'ennesima volta in un minuto i fact-checker, in particolare bufole.net e Open, che sono partiti all'attacco, al mio attacco, ma con me sbagliate. Siete piccolini. Vi dimostro che l'atleta di judo, come primo argomento, è stato squalificato perché ha fatto il segno della croce sul tatami. Siete pronti? E non lo dico io, lo dice la Federazione di Judo. Leggete, è scritto, se sapete leggere. Ecco cosa dice il sito della Federazione di Judo. Attenzione, sito, comunicato ufficiale. Dice molto chiaramente, guardate, è scritto in italiano, la traduzione, più specificatamente è stato accusato di aver mostrato un chiaro segno religioso quando è entrato nel campo di gioco, di essersi rifiutato di inchinarsi al suo avversario a fine combattimento. Però, amici, primo motivo, segno religioso, quindi smettetela, leggete per favore. Ma dato che noi esseri umani discutiamo sempre su ogni argomento, chiediamo all'intelligenza superiore, ovvero l'intelligenza artificiale, cosa ne pensa del comunicato stampa, chiedendo appunto questo. Facciamo la domanda a ChatGPT. Ciao Chat, leggendo questo comunicato stampa, perché è stato sospeso l'atleta di judo e ho incollato il comunicato stampa? Ecco la risposta di ChatGPT-4, quindi la più evoluta. L'atleta di judo Neyma Maidovez è stato sospeso a seguito di una procedura disciplinare per aver violato il codice etico e le regole sportive organizzatore SOR della Federazione Internazionale di Judo. In particolare, punto 1, il primo punto, il più importante, aver mostrato un chiaro segno religioso quando è entrato nel campo di gioco, il che è considerato una violazione dell'articolo 3 del codice etico della IJF, e la IJF impone che sul campo di gioco non siano esposti segni religiosi, politici o altro tipo, per mantenere l'equità e il rispetto per tutti gli atleti. A questo punto vi pongo una piccola domanda. Secondo voi è più intelligente lo staff di Open, lo staff di bufale.net oppure l'intelligenza artificiale? Mi state quindi dicendo, Puente & Company, che smentite l'intelligenza artificiale oltre che a Robby Giusti? Fatemi un favore, anzi fatevi un favore, cambiate mestiere, che forse è meglio. Però è ovvio anche, e chiudo con questo, che la federazione cerchi di giustificarsi per la figuraccia che ha fatto e soprattutto i siti di fact checker cerchino di difendere, come sempre, l'indifendibile. Ciao amici, la verità viene sempre fuori, preghiamo Gesù. Proteggi questa gente, preghiamo per questi personaggi che tornino sulla retta via, anche se qualche dubbio ce l'ho. Il dubbio anche questa volta è molto lecito.